nostro caro Max Random. Ragazzi, oggi siamo tornati qui su Fortnite insieme a Sopputenta. Buonasera Sopputenta, buonasera un bifero. Perché quest'oggi siamo tornati con Jake Lopez. Sono successe davvero un sacco di cose che tu probabilmente non ne sei a conoscenza. Che cosa è successo, mamma mia? Tu secondo me stai scherzando? Ma c'è davvero poco da scherzare. Assolutamente raggiungere 10.000 like per questo video, perché ragazzi non avrei più dovuto portare video su Jake Lopez, ma l'ho fatto soltanto per voi. Quindi spolliciate, fate da per me e iscrivetevi al canale. Assolutamente ragazzi, non vi costa nulla. Supporta un creatore e me ne trattino basso Max Random per essere i più forti. Allora, stavamo dicendo, Sopputenta, la situazione è la seguente. Mentre ero in live all'incirca una settimana fa è successa una catastrofe. No, e che è successo? Sopputenta, se te lo dico secondo me non ci credi, ma ci sono le prove. Jake Lopez mi ha rapito! Ma come? Oddio, e cosa è successo? Mi ha portato all'interno di una specie di scantinato, una specie di cantina, non lo so. C'erano martelli, c'erano motoseghe, c'era di tutto e di più. Sembrava quasi la sala delle torture. Ma questo non importa, perché ha detto che sarebbe tornato. Però in realtà non è più tornato. Quindi oggi ho deciso di scrivergli, Sopputenta. Infatti, come vedete ragazzi, ci abbiamo già scritto, perché oggi voglio avere un altro confronto insieme anche a Sopputenta. Che per chi se lo stesse chiedendo, sì, era stato impossessato da Jake Lopez, ma a quanto pare è svanito l'effetto. Sopputenta, raccontaci che cosa è successo. No Max, praticamente in quel momento non ero in me. In quel momento il mio nome era Gerardo. Come era Gerardo? Questa cosa non me l'avevi detta. Cioè tipo ti eri impersonificato in un'altra persona? Non capivo più nulla, non mi sentivo me stesso. Ma per fortuna sono tornato il pirla che sono sempre stato. Non dà vita, non dà vita. Abbiamo creato nuovamente un altro gruppo dove siamo io, Sopputenta, Jake Lopez. Vedi, speriamo che risponda il prima possibile. Ma che si rivede! Sopputenta, ma adesso mi sta venendo in mente un'idea. Forse lui pensa che tu sia ancora all'interno della sua famiglia. Ma mi sa di sì. Potresti far finta di essere ancora un suo suddito, così lui si vede di più di te. Ma quindi faccio l'esca. Così da creargli una specie di trappola per far incastrarlo e vedrete. Salve padre mio, prego per te e per tutti i miei fratelli. Amin. Ma cosa c'è? Ma cosa c'è scritto di male? A casa mia, dove abito io, non si dice amin, si dice amen. Ma nonno Bruno mi ha sempre insegnato così, se andavamo alla chiesa dei cinesi. Vediamo adesso che cosa risponde, vediamo se ci casca. Come ti stai trovando in questa famiglia? Sopputenta, ovviamente devi dire che ti stai trovando una meraviglia. Digli che la tua trasformazione ha subito l'atto finale e che effettivamente adesso sei uno di loro e che hai anche tu la faccia da birra. Ho subito anche la trasformazione, ora sono un figo. Immagina che figo, mamma mia. Fammi vedere, questo non l'avevo previsto. Devo essere sincero con te, Sopputenta. Max, ma tu non mi conosci. Io ho sempre un asso nel culo. Vabbè, ma tu stai cambiando tutto. Prima amine e poi asso nel culo. Ma non era tipo asso nella manica, una roba del genere? Vabbè, non mi interessa. Basta che questo tuo asso, non mi importa dove, sia importante, sia utile a qualcosa e sia soprattutto una cosa non stupida. Max, dammi un attimo, devo pensarci un attimo. Allora, è finito? Sì. E vai, manda questa cosa. Ma che cos'è sta roba? Hai visto, Max, è uguale in realtà. Guarda, non c'è un frame sbagliato. Ma in realtà, guarda, questo là ci sta proprio perché è uscito dal culo questa cosa, e quindi ci sta che sia un po' così. Ma vabbè, adesso vediamo che cosa risponde. Speriamo che non se ne accorga che sia una stupidaggine. Ah, sei diventato uno dei più belli? Ci ha creduto! E ci ha creduto pure in bene! Cioè, ha detto che sei uno dei più belli! Cioè, modestamente, cioè, guardami che figo che sono. Vabbè, adesso parliamo un po' di te, Max. Lo sapevo sarebbe arrivato questo momento. Sopputenta, aiutami tu, cosa posso fare? Ma cosa aiutate? Al massimo io scappo, ciao. No, no, ma gli amici non si abbandonano, lo sai, no, amico, e poi fico, no, non lo so. Ma parliamo di me, che cosa c'è? Non ti è bastato rapirmi? Non so se te ne sei accorto, ma non mi sono più presentato.
Eravamo rimasti che ti venivo a rapire. Ecco, ecco, ecco. Diciamo che sì, me ne sono accorto. Come facevo a non accorgermi, cavolo? Ero tutto cagato in mano, sapudente. E questa volta aveva pure detto che sarebbe stato anche più cattivo. Max, tranquillo, che se prova a toccarti, io e la mia gang del Palazzo Gang arriviamo ad aiutarti. Immagino la tua gang formata da Pino, Gino, Leoncino, Ernesto. Ma va bene, apprezzo comunque il tuo impegno e la tua preoccupazione. Ma adesso ci sono problemi più importanti. Ecco, io non tornerò più. Sì, 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 cavolo, sì. Sono potente, capito? Non torno più, sono salvo. Max, sono felice per te. Mi sa di no, non è vero, è la cosa più falsa che abbia mai sentito fino ad ora. Io ti voglio tanto bene. Ci credi soltanto tu e tu. Va bene, ok, ok, adesso sono già più tranquillo. Gerardo, visto che ti stai trovando bene in famiglia, chi è il tuo fratello preferito? Gerardo, chi è Gerardo? Ah, giusto, sei tu Gerardo, sotto la forma alternativa. Vabbè, sono potente, adesso che cavolo gli rispondi? Tu mica ne hai conosciuti di fratelli. No, mi sa che devo sparare un po' a caso e sperare. Sono potente, ma ti rendi conto che se sbagli lui si rende conto che non hai un fratello e che forse lo stiamo prendendo in giro? Vabbè, ma io penso che questo nome è molto diffuso. Molto diffuso, va bene, allora vai, dai, speriamo. No, 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 Saputetta. Hai appena firmato la tua morte, ne sei consapevole, vero? No. No, allora si vede che sei proprio un pirla. Si vede proprio. Ecco qua, ecco qua. Alfonso, io non conosco nessun Alfonso. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, sopputente, lo sapevo. Va bene, allora prova a rimediare, prova a rimediare. Dici che ti sei confuso e che in realtà parli di Giuseppe. Ok, perfetto, dai. Se non ha neanche uno che si chiama Giuseppe, allora siamo veramente finiti. Ma sopputente, non so se hai ancora la capacità della lettura, ma un certo Jake Lopez ha appena scritto che lo stai prendendo in giro. Oh, cavoletti di Bruxelles. In questi casi bisogna fare solo una cosa. Che cosa? No! No, 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 devi stare qui, fermo. Aspetta, aspetta, aspetta. Studente, ci sei ancora? Sei ancora connesso? Mi sa di no. Sono potente! Bella! Ah, allora ci sei ancora! Che cosa sta scrivendo? La tua fine è vicina. Sto venendo a prenderti! Allora, sono potente, esperienza personale. Quando ti dice che sta venendo a prenderti, è vero! E viene a prenderti davvero, cavolo! Oh no! Vuol dire che ti sta venendo a rapire come ha rapito me! Secondo me è un prank. No, fidati, non è un prank, lui non scherza su queste cose. Ma non farmi questi prank, non ci credo neanche mia zia sorda. Allora, tu o sei scemo o sei scemo, le cose sono due. Lui è anche magico, quindi potrebbe già trovarsi fuori camera tua. E che benissimo, gli do un bel abbraccio. Sì, sì, un bel abbraccio, studente, non lo sottovalutare. Ma così mi stai facendo un po' preoccupare. Ecco, almeno te stai rendendo conto, cavolo. Max! Ho sentito un rumore. Un rumore? Fammi vedere. Sto aprendo il portone. Vuol dire che è già arrivato. Cosa c'è? Ma non lo so, non so neanche come sia possibile che si trovi già da te. Ma che cos'è? Ma si teletrasporta. Ma come cavolo è possibile una roba del genere? Sono potente. Allora, questo potrebbe essere un addio. Però magari ti libera dopo un giorno. Comunque, sono potente, è stato un piacere. Non so come aiutarti. Io ho provato a scrivere qualcosa in chat, sono potente, magari cambia idea. Tu stai zitto, verme. Sento dei rumori sempre più vicini. E perché lo dici così? Questo è quando mi sta per uscire la cattina e mi si alza la pressione. Ma che rumori sono? Che rumori sono? Zitto, zitto, adesso fammi sentire. Potente? Ma li senti? Sì. Ma da dove vengono? Da fuori camera tua? Dietro la mia porta. Dietro la tua porta? Allora, non l'aprire per nessun motivo al mondo. La vado ad aprire. Stai fermo! C'è qualcuno? No! No! Ehi, Ernesto? No!